Una buonasera a tutti i lettori di OK Firenze e di OK Mugello. Oggi proseguono i nostri appuntamenti dedicati allo sport dilettantistico e giovanile. Perché l'abbiamo iniziato? Perché è molto importante conoscere queste realtà, realtà fondamentali per i nostri quartieri, i nostri rioni, i nostri borghi, realtà che accolgono i nostri bambini, i nostri anziani e le persone con disabilità, impiegandoli tutti dentro un sistema di valori. Oggi prosegue il nostro appuntamento con una società sportiva di Campi Bisenzio, la Santo Stefano Basket, e con un'altra società sportiva dell'Isolotto, l'Audace Elnaia. Vado a presentare il primo ospite, che è Pablo Meoni, direttore tecnico di APD Santo Stefano. Benvenuto Pablo, come state Buonasera. vivendo questo momento di coronavirus? Buonasera. Stiamo vivendo in modo attento soprattutto a cosa possiamo fare dopo questo lungo stop e cosa ci toccherà adeguare il fatto che i 2 mesi sono stati lunghi per tutto lo sport, avere la possibilità di avere un approccio per riavvicinare i nostri atleti al contatto alla società è importantissimo. Poi vedremo come. Ecco Questo è. Pablo, ha toccato un tema già caldo, il contatto, ovvero Graziano, nostro direttore sportivo di Audace Legnaia, il contatto che è fondamentale in tutti gli sport, calcio in primis. Assolutamente sì, Lorenzo. Innanzitutto ringrazio OK Firenze, che ci dà la possibilità, e chiaramente tu anche Lorenzo ci dà la possibilità un po' di comunicare con chi ci sta un po' in ascolto. E beh, è un grande problema, soprattutto ci hanno bloccato, diciamo, in tempi molto brevi, ci hanno lasciato un po' all'oscuro di tutto, ma io, come amo dire in questo periodo, c'erano delle cose molto, molto, molto più importanti a cui pensare rispetto alla nostra attività. Però, sai, dico anche che dovremo vedere come ripartire, perché questi ragazzi che noi stiamo seguendo con grande passione, devono ripartire. A mio modo di vedere, è un grande problema sociale, perché questi ragazzi che stanno in casa non si muovono, ma se si devono muovere vanno, non so, nelle piazze, nelle cose. Mi sembra una cosa un po' così. Ecco, se ci danno la possibilità di ripartire, ne saremo estremamente contenti. Dobbiamo vedere come, in assoluta sicurezza. Ecco, tra l'altro anche tu, come il nostro Pablo, hai un'esperienza nel mondo del basket, quindi oggi c'è calcio, calcio e basket, vero Sì, Graziano? un basket calciofilo da parte mia, dai. Un Ottimo, ottimo. calciofilo, insomma, mettilo come vuoi, però ho avuto grandi esperienze. Io, per un certo periodo della mia vita da ragazzo, quindi giovanile, nella nostra adolescenza e gioventù, ho fatto ambedue gli sport. Dopodiché poi mi sono dedicato quasi totalmente al basket. Quindi ho giocato tanti anni fra una società gloriosa, insomma, il Pino, che adesso è Pino Dragons. Quindi io sono ancora della generazione che giocava nel garage di via Leonardo da Vinci. Ecco, questo è un po' la chiusa. Poi, dopodiché, mi sono occupato, devo dire, anche con grandissima passione al calcio, soprattutto alla direzione sportiva, avendolo anche fatto il calcio, insomma, quindi da amatore, vi dico la verità, da amatore. Quindi, Un po' come però, tutti, via, un po' come tutti. sì, era un amatore un pochino più, diciamo, i famosi amatori prima serie, no? Che sono comunque una buona categoria di giocatori di calcio. Però, ecco, sono arrivato lì, quindi non ho fatto né categorie importanti. E poi, secondo me, non serve, basta avere la mentalità da sport, come dico No, sempre. sicuramente che sia più importante, anzi, lo sport di base, questo, anche queste dirette lo stanno a segnalare, lo sport di base è fondamentale sia per i club maggiori che hanno comunque un bacino d'utenza nel quale pescare dei talenti. Vi faccio un esempio, la Fiorentina ultimamente ha messo gli occhi su un centrocampista del Grosseto, farà un mercato molto spesso made in Tuscany. Perché? Perché è più a filiera corta e c'è anche più modo di controllare il giocatore, vedere il suo sviluppo, vedere le sue qualità. Pablo, si parla di giovani, si parla di giovani talenti, tu hai a che fare con i bambini, perché tu segui insieme anche se a Doriana, a Catalano, il settore del mini basket di APD Santo Stefano. Allora, Come vi siete organizzati in questa fase? Che tipo di esercizi state facendo fare ai ragazzi e come gli avete spiegato anche questa situazione?
perché per i bambini è fondamentale lo stare insieme, anche per noi, però per i bambini la loro crescita è fondamentale. Sicuramente. Allora, visto che poi il mio ruolo ha coperto, diciamo, dai bambini dai 5 anni in su, sono arrivato a seguire anche il settore giovanile e anche il contesto della prima squadra che è fatta a Santo Stefano di molti giovani, io credo che l'impatto improvviso della chiusura dell'attività è stato molto pesante, soprattutto all'inizio c'è stato molta fatica a decidere, però ha cercato di, attraverso indicazioni WhatsApp, avere video, riuscire a dare dei programmi o piccoli giochi da fare in casa, ha dato un attimino lo stimolo di continuare a fare a mentalmente questa pallacanestro, perché siamo sinceri, la pallacanestro possiamo fare dei surrogati, delle cose che ci ricordano. Quelli più grandi hanno avuto anche un lavoro di preparazione atletica, ovviamente nei limiti della casa, però per essere un attimino, per mantenersi con una forma più accettabile al momento della ripartenza, che quando sarà dovremmo non trovarsi proprio a zero, sennò è diventato un lungo infortunio. Con bambini piccoli, con Doriana abbiamo cercato di dargli sempre un motivo di essere protagonisti attraverso le loro opere, in un certo senso, che poteva essere da un disegno o da un'abilità con la palla che volevano creare, e dei giochi ovviamente indotti che potevano essere stimolo di sfida anche verso i propri compagni. La cosa più difficile, ovviamente, anche se abbiamo fatto qualche videoconferenza con i gruppi più grandi, è proprio questo, che manca una realtà vera di condivisione in quello che facciamo. Lo schermo limita parecchio, però ho visto che la risposta è stata ampia e questo ci dà la forza di poter ripartire con grande motivazione. Benissimo, benissimo, questo ci fa molto piacere, quindi comunque è uno sport che si cerca di continuare a fare ognuno a casa sua, però con il digitale, ma mancando la condivisione, perché comunque lo sport, una delle sue basi è la condivisione. Graziano, invece voi come vi siete organizzati in questo momento? Guarda, come ti avevo già anticipato prima, ci ha spiazzato tantissimo. Vuoi per una mancanza corretta, a mio modo di vedere, di informazioni sin dall'inizio. Sono convinto che ci fosse stata una comunicazione diversa. Abbiamo avuto un piccolo problema. La situazione è stata molto, molto male. Ecco. Detto questo. Aspettate, Graziano, mi sa che c'hai avuto un piccolo problema. Eccoci, ora va benissimo. No, ho avuto una telefonata. Succede. Allora, è pur sempre il direttore sportivo che riceve sempre le telefonate, giustamente. Allora, ti confesso, ero un allenatore, quindi perfetto. Tutto torna. In diretta su OK Firenze, un allenatore, perfetto. Vabbè, ma succede, non c'è niente di male, siamo tra amici qui. Uso davvero tanto con i videoascoltatori. Tornando al discorso, abbiamo cercato di fare il meno possibile. Tanto i ragazzi ci pensavano da soli, a casa, cioè non abbiamo dato nessuna indicazione, perlomeno da parte mia, poi l'assoluta libertà di fare un po' all'interno delle restrizioni quello che i ragazzi si sentivano di fare, assolutamente. Però la mia attenzione è stata solamente una, visto quello che, come ti ho già anticipato prima, la situazione ci ha creato un sacco di problemi, proprio anche di rapporti e via dicendo, la paura. Quindi anche da parte mia dicevo ai ragazzi, e sono stati bravissimi, devo fare complimenti veramente a tutti i ragazzi, e si sono adeguati con fatica, capisco, però si sono adeguati, si sono comportati in maniera molto corretta, quindi io periodicamente sentivo i miei dirigenti, nonché genitori, e mi ragguagliavano sul comportamento dei ragazzi, quindi devo fare un plauso pubblico a questi ragazzi, perché si stanno comportando, si sono comportati e si stanno comportando in maniera ineccepibile, quindi di questo ne sono molto contento.
Questo ci fa piacere. Spero di ripartire il prima possibile, ma ripartiremo. Ecco, su questo rimango un attimo con te prima di tornare da Paolo. Come ripartire? Nella prima puntata abbiamo parlato, per esempio, con Paolo Bosi della Cattolica Virtus e Domenico Lapenta dell'Unione Sportiva Africa, quindi una polisportiva e una società sportiva molto particolare, tra l'altro è anche vostra vicina di casa, possiamo dire, che siete di Legnaia, loro sono di Soffiano, più o meno siamo nel quartiere 4 sempre. All'Africo stanno sperimentando questo sistema integrato con l'app Sportteams di digitalizzazione, di tracciamento comunque degli atleti. Sì. La Legnaia che cosa pensa? Cosa state facendo anche secondo le vostre caratteristiche e caratteristiche degli impianti? Allora, Legnaia si sta informando, si sta veramente informando, scusami la ripetizione, per quanto riguarda la ripartenza e in che modo. Ancora le cose non sono molto chiare, non siamo ai livelli dell'Africa che ha comunque, non so che accordo ha fatto, ma insomma con queste app di questo tracciamento delle persone con tornelli e via dicendo. A me però mi sembrerebbe proprio importante comunicare che questo ha messo in gravi difficoltà le gran parti delle società, non le gran parte, tutte le società sportive che vivevano, Lorenzo, di incassi della domenica e del sabato. Sagre. Delle piccole, no, io ti parlo di Legnaia, ma le altre, le sagre, le feste e via dicendo. Quindi, non essendoci più questi introiti, credo che la ripartenza sia difficilissima. Però, qui devo fare un elogio al mio presidente e alla mia società, è una società estremamente sana sotto tutti i punti di vista e quindi per noi forse la ripartenza sarà molto meno gravosa rispetto a tante altre, fermo restando che se non ci sarà un aiuto vero, concreto, credo che ci saranno dei grandissimi problemi proprio per la ripartenza, cioè per rimettere le persone, i collaboratori, gli allenatori, cioè tante persone che gravitano intorno e dentro Legnaia, ci sarà dei grossi problemi. Però ci rimbocchiamo le maniche, noi vogliamo ripartire in tutti i costi in assoluta sicurezza. Ecco, questo e noi per quanto possibile cercheremo anche di dare visibilità alle iniziative sulla ripartenza, iniziative che coinvolgeranno tutte le società sportive fiorentine, ma anche della provincia, perché poi il network di OK ha il cuore nel Mugello, Val di Sieve, eccetera, quindi anche le zone. Paolo, invece, che proposte state elaborando per la ripartenza? Considerate anche le differenze con altre società sportive, insomma, le particolarità degli impianti di Santo Stefano, la realtà differente. Prego. Allora, prima di tutto questo momento ci insegnerà di non essere, di mettere a parte quell'antagonismo che alle volte nello sport si crea con tante situazioni. Molte volte lo sport è agonismo, non è antagonismo e ce lo scordiamo. Purtroppo sia nelle giovanili sia poi nelle serie maggiori si fa vedere un lato sbagliato. Questa situazione drammatica è successo, però ci darà la forza che sarà importante la collaborazione. Per collaborare e per ripartire tutti insieme, da quelle che sono le strutture comunali che noi usiamo, che dovrà il Comune insieme a noi, e noi insieme al Comune, permetterci di tornare in palestra con una giusta serie di... C'è un piccolo di blocco che sarà partito. Ecco. Sì, ci sono, andato via un attimo, nessun problema. Sì, perché la cosa più importante sarà igienizzare, perché questa è la parola d'ordine in questo periodo, igienizzare e sanificare. E qui bisogna collaborare con tutti insieme e adeguarci che dobbiamo cambiare delle abitudini. Però se questi cambiamenti di abitudini non ci fanno spavento e ci seguiamo delle regole, diventa tutto più facile. Ovviamente sfruttando le palestre comunali dobbiamo un pochino aspettare un po' le regole anche del comune stesso. Non possiamo, noi ovviamente abbiamo anche degli spazi all'aperto dove possiamo fare attività che ci potrà dare con più facilità un via a ciò che sarà permesso di fare, e questo col personale della Santo Stefano Basket, che è a capo come del nostro ottimo Roberto Malcuori, che ne fa
che è il cuore dell'anima di questa società, salutiamo, e tutti gli altri dirigenti che veramente c'è. Paolo, ogni tanto ci vai non via, è caso il motto della società insieme, il motto della società insieme, perché ognuno rispettando il proprio ruolo riesce a dare un contributo, e sicché su questo si partirà bene, che tutti saremo pronti e formati per fare determinate azioni. Però aspettiamo un attimino il dialogo con gli enti e con che dovranno anche darci delle disponibilità. Questo è importante. Tornando su Graziano e recuperando alcuni temi detti anche dal nostro Pablo, innanzitutto il fare fronte comune. Abbiamo visto nei giorni scorsi a Firenze, quindi ora non ignoro un attimo la realtà di Campi Bisenzio, quindi quella della Santo Stefano, però c'è stata una piccola protesta, un flash mob delle società sportive. Voi avete partecipato? No. Okay. No, perché te lo spiego, Lorenzo, e questa è una mia opinione. Io sto rappresentando l'Audace Legnaia, ma questa è un'opinione estremamente personale. Credo più a un approccio, diciamo, più conforme al tempo, alla modalità. Cioè, a me il flash mob per dimostrare cosa? Io ti dico la verità, lo sanno tutti la situazione che hanno queste società sportive dilettantistiche. Cioè, magari sarebbe stato piacevole, ma flash mob, la mia paura, scusami Lorenzo, ma sai, su questi argomenti io sono un po' particolare. Io i flash mob sono cavalcati da persone che hanno un ritorno che a me non interessa. Quindi interessa veramente a me dare sicurezza, parlare con chi è preposto di cose importanti. Ti ripeto, Lorenzo, lo sanno tutti e tutto benissimo la situazione delle società dilettantistiche. Mettiti la verità, flash mob, fermo restando che rispetto assolutissimamente questi flash mob e queste manifestazioni di dissenso che hanno gli altri miei colleghi o presidenti o via dicendo. Quindi io non abbiamo partecipato. Questo io sicuramente è anche una posizione, comunque mi sembra anche coerente, argomentata, quindi ci sta poi ovviamente di non partecipare. Però un dato saliente di questa manifestazione e vedere che un po' tutte le società sportive hanno partecipato insieme, quindi tornando a quello a cui accennava Paolo, è di fare un fronte comune, per esempio su questa tematica importantissima della sanificazione, perché certo, comunque gli impianti avranno bisogno di questo, mettiamolo in testa, impianti che siano calcio, basket, palestre, campi da tennis, qualunque cosa, bocciofila, il bar della società sportiva se c'è o il ristorante. Come vi state muovendo da questo punto di vista? Pablo? No, Graziano. Ah, allora, sempre, sì. Sì, scusami. Il nostro primo obiettivo è quello di mettere, sanificare il più possibile tutto. Ma viva il Dio ogni tanto, che ora non mi fraintendete. Lungi da me pensare che questa cosa ci ha fatto aprire gli occhi, questo Covid, però io trovo, e qui te lo dico apertamente, ho trovato delle situazioni a livello calcistico, Lorenzo, che questi benedetti spogliatoi, viva il Dio che adesso i custodi e chi per loro dovrà sanificare. Cosa che non mi riguarda l'Audace Legnaia, perché ho visto cose, grazie agli aria, ho visto spogliatoi che voi umani non potete neanche immaginare. Sì, capito. Allora io invito anche davvero, Firenze, a venirci a trovare anche per vedere i nostri sforzi, quindi il più possibile di comunque areare la zona dello spogliatoio, sanificare il bar, il ristorante noi l'abbiamo dato in gestione, quindi sarà chiaramente un obbligo al gestore, quindi però magari davvero che degli spogliatoi, Lorenzo, credimi, avevano bisogno
di una sanificazione importante e non una rimbiancata, una sanificazione. Okay? Ecco, questo quindi... tema caldissimo per tutte le imprese, perché comunque servirà a tutti adeguarsi a questa nuova normativa, a una nuova normalità, si può dire. Paolo, invece vi siete già un pochino mossi da questo punto di vista per mettere in sicurezza la ripartenza? Sì, ci stiamo organizzando per farlo. Ovviamente quello che compete noi come associazione, avere gli strumenti utili per poter ripartire. Come ripeto, sfruttando le palestre comunali, lì dovremmo aspettare l'organizzazione locale affinché ci possa dire e soprattutto darci gli strumenti per arrivare a fare, perché non saremo soli in una palestra, ci saranno altre società, che dovremmo riuscire insieme ad avere una buona volontà di igienizzare questi ambienti, perché non sempre è facile, perché come se si vuole fare il buonismo va bene, si può dire tutti bravi e tutti belli, no, c'è chi tiene di più alle cose e chi tiene meno, sicché bisognerà essere molto più maturi e attenti nel svolgere le proprie attività, sapendo che dopo un'attività ce ne può essere un'altra. E ecco, questo è un dato importante che prima non avevamo toccato e che non avevamo toccato neanche con altre società sportive negli appuntamenti precedenti, perché non c'era mai capitato un'alternanza dentro gli impianti sportivi. A maggior ragione in questo caso ci vuole appunto un intervento rapido e viene da dire anche frequente, perché poi tutti noi dovremmo fare uno sforzo di mantenere questi impianti e puliti e con poche persone di garantire la minor presenza di persone all'interno dell'impianto stesso, quindi sarà uno sforzo ulteriore quello che Santo Stefano e le altre società dovranno fare, quindi ci vorrà sicuramente un intervento in tempi rapidi. Vorrei chiudere ora questa parte, diciamo, più problematica della questione, iniziare a parlare un po' di proposte. Nella volta passata abbiamo parlato di alcune proposte per sostenere le società sportive, quindi sicuramente di prorogare le concessioni degli impianti, quelle in corso, un sostegno economico nel pagare le utenze, le bollette, che comunque, ricordiamoci, le società sono ferme, come tutte le altre aziende, eccetera. I costi sono sempre attivi, perché le sagre non si possono più fare, il bar è fermo, però i costi sono rimasti gli stessi. Da un lato avevamo parlato di questa proposta dell'efficientamento energetico agganciandosi all'eco bonus e sisma bonus del 2020. Da un altro lato abbiamo parlato anche di quello che potrebbe essere un riconoscimento maggiore dello sport di base dilettantistico a 360 gradi, quindi sia un riconoscimento a livello normativo, perché nella nostra Costituzione manca il ruolo dello sport come basilare nella nostra società, come appunto sport e salute, come inclusione delle persone con disabilità. Io torno sempre su questo tema, però è un tema fondamentale, perché persone con disabilità non hanno potuto fare attività motoria in questi mesi. L'altro giorno con Andrea Praier mi diceva che lui segue le persone con SLA e è importante per loro fare il nuoto in piscina e non l'hanno potuto fare, quindi ci sono sia gli atleti sia le persone frequentate, ma ci sono anche persone che hanno grandi difficoltà che nello sport ci trovano un punto di riferimento fondamentale. Quindi interverrei su questo tema, sia come sostenerlo nel breve medio periodo con i costi federali dell'iscrizione al campionato, tutte queste cose, e poi anche, secondo me, se è questo il momento o no per fare una riforma del settore delle società sportive dilettantistiche. Graziano e poi Pablo. Allora, grazie Lorenzo, perché è un tema a me che interessa molto e in maniera anche abbastanza accalorata, devo dirti, perché non è possibile che con tutto il denaro, qui esulo un po', con tutto il denaro che sta muovendo la Lega Nazionale di Serie A, e se tu vuoi fare un rapido conto, Lorenzo, negli ultimi 10 anni si sono smazzati qualche miliardo di euro. Non è possibile che non ci sia un aiuto vero alle società dilettantistiche e le società di base, perché senza queste società, senza l'attività di base,
questi professionisti non sarebbero idolatrati da nessuno, da nessuno. E questo è un argomento. Detto questo, Lorenzo, chiaramente l'intervento con, non so in che modo, ma presumo e spero che ci sia una pioggia, anche se poca, ma anche se rada, pioggia di denaro a fondo perduto per queste società. Fermo restando che quello che tu hai detto ci sarà e dovrà essere. Perché? Perché, come dire, sempre e comunque noi ci dimentichiamo che questa è un'attività fondamentale a livello dilettantismo, soprattutto sociale. C'è uno studio ben definito che il ragazzo che fa sport in un buon modo e in un modo corretto si ammala molto meno ed è un costo per la sanità totalmente inferiore rispetto a tanti altri. Torno sempre lì alla nota dolente. È possibile che società professionistiche che si smazzano milioni e milioni e milioni non abbiano possibilità di aiutare anche in piccola parte, ma con una piccola parte o la federazione che ci dovrà venire incontro assolutissimamente, certo, con l'istituzione ai campionati e tutto via dicendo, con le bollette che metteteci solamente il reale consumo, non ci mettete tutte le accise, ecco, diciamo che è un pacchetto generalizzato, perché se tu, Lorenzo, vai a vedere il consumo reale e poi ci metti le accise, cioè sono circa un terzo il consumo reale, per il resto sono tutte fra tasse, fra spedizione di energia elettrica, a me la devono ancora far capire come fanno a spedire l'energia elettrica, vabbè, comunque, ma era una battuta. Però ecco, vedi, ci sono cose che poi danno davvero la reale importanza, cioè la reale importanza di questo sport dilettantistico e dello sport di base, che sia calcio, che sia basket, che sia pallavolo, che sia pattinaggio, io te li metto tutti, Lorenzo. Non è perché siamo io qui e Pablo e si parla di calcio e basket e basta. No, tutto, tutto. E le società professionistiche, il CONI in primis, si dovrà mettere all'animo di guardare anche agli altri paesi europei che hanno delle concezioni scuola, sport e attività di base molto diversa dal nostro. Esatto, sicuramente questa è una cosa da fare, perché comunque, come dicevamo prima, ci manca un po' un riconoscimento e del ruolo dello sport, ma anche poi di tutte quelle persone che ci lavorano nello sport. Scusa se ti interrompo, Lorenzo, ma scusa, prego, prego. Ma chi se la mette la magliettina di Ronaldo? Cioè, chi se la mette la magliettina no, di chi è? Io chi la di Ronaldo no. Di quello e di quell'altro, no, di Ronaldo ho fatto Ronaldo no, mi dispiace, no. Ad esempio, Chiesa, la maglietta, chi se la mette? Se la mettono i ragazzini dell'attività di base, se le mettono i bambini, cioè senza questi bambini, il signor Chiesa e compagnia cantante, ma dove, cioè, dove avrebbero la possibilità di ottenere tutti quei contratti milionari se non hanno un interesse di base? Assolutamente. Cioè, qui nel basket si può parlare, tutti i bambini ci avranno le maglie, ora negli Stati Uniti vabbè, però avranno magari le maglie dei giocatori di Serie A del basket, quindi che non sia possibile che lo sport professionista abbia un modo da sovvenzionare questo sport di base, lo trovo allucinante. Scusate, questo è un tema su cui torneremo anche nei prossimi appuntamenti. Pablo, sul ruolo dello sport nella nostra società, come possiamo dire, insieme al terzo settore, faccia un po' da welfare per la salute, la prevenzione, l'inclusione, eccetera. La tua opinione su questo e quindi su come ripartire. Io mi collego a Graziano. Spesso e volentieri il giocatore che giocherà in Serie A o in categorie maggiori viene pescato dalle piccole e medie società. Questa partenza, questo lavoro rimane importantissimo per i piani alti, sicché se non c'è il basso, il medio basso, non ci sarà poi l'alto. Questo il lavoro che fondamentalmente, che può sembrare alle volte meno prestigioso, molti giocatori che arrivano in Serie A nascono con buoni valori perché hanno avuto ottimi istruttori, ottimi allenatori, ottime società, ottimi dirigenti.
sicuramente, che, sicuramente. Non scordando la parte umana della salute della persona che pratica sport, e affinché costruisca il tutto. Ci deve essere una riforma, se viene riformato un attimino l'attività sportiva, collegato, come diceva Graziano, un po' più con la scuola, affinché diventi un chiaro nucleo più grosso, e che ogni società possa intervenire maggiormente lavorando in collaborazione, possa anche combattere i costi. Cosa aspettarsi dall'alto? Da quello dello sport, che in fondo è il CONI, che sì, guardi di più alla quantità delle persone che fanno sport, e dandogli più agevolazioni, e abbattere tutte quelle situazioni che delle volte diventano un peso per le società, anche per fargliela avvicinare un ragazzo anche con delle disabilità all'attività. Non è così semplice, deve sempre creare strutture parallele, non riesce mai a integrarlo con facilità. Questo perché siamo limitati nelle strutture che abbiamo, e costruirle proprie non è così semplice, e sicché sarà tutta una questione politica che ci darà una mano o una difficoltà su tutto quello che si può fare. E io credo che ci vuole piccoli passi. Io credo che, io faccio sempre questo esempio, quante persone sono a Campi Bisenzio? Sono 26.000 persone? Bene, sì, togliendo un po' alcuni, mettiamo 15.000 persone. Se ogni 15.000 persone dassero un euro a ogni sport che c'è, quanto sarebbe? Sarebbero tantissimi. Sarebbero tantissimi. E questa popolarità, questo lavoro popolare, ci renderebbe la possibilità di mantenerci, non di fare grandissime, diciamo, spese, qual è, però ci darebbe la possibilità di coinvolgere maggiormente le persone, e con tutti insieme essere un grande numero uno, invece di essere piccoli numero uno sparsi per il mondo. E affinché tutto lo sport, perché il bambino deve essere libero di scegliere, nel senso, io credo che poi lo sport è un po' come la natura, ognuno si adatta, può piacere fare uno sport, però poi fondamentalmente c'è anche una genetica che ti darà più facilità nell'avere successo in un'attività, sicché dà la possibilità di crescere con maggiore consapevolezza di quello che posso essere un appassionato di calcio, ma gioco a pallacanestro, e viceversa, gioco a calcio a ottimi livelli e sono appassionato a pallacanestro, perché comunque però potevo essere avere meno successo. Il successo non è solamente soldi, macchine, il successo, dico, è essere soddisfatti ed essere felici in quello che facciamo, ad ogni categoria. Ovviamente l'obiettivo nostro è formare i giovani affinché possano essere bravi in ogni categoria che accederanno, e questo è l'importanza, e speriamo che cominciamo un pochino ad aprirci, che con piccole cose si possono fare più grandi. Esatto, tutto. Direi una chiusura perfetta, siamo arrivati un po' alla conclusione. Bene rimarcare che qualunque sport si faccia lo si può fare fino ad una certa età, basket lo puoi fare fino a, non so, 35-38 anni circa, tanto per dire. Ho già anche 50, però. Ecco, però i valori che uno impara se li porta nella vita, e nella famiglia, nel lavoro, quindi ruolo, ancora una volta, importante delle società sportive nella crescita. Solamente un attimo, ti lascio finire. Anche i giocatori di Serie A, che poi dovrà arrivare a fare la vita quotidiana di tutti noi, il percorso dovrà essere importante, non solo i giocatori che avrà fatto altre categorie. Esatto, hai fatto bene ad aggiungercelo. Siamo arrivati a conclusione, io ringrazio Graziano Chiari, direttore sportivo dell'Audace Legnaia, verremo presto a visitarvi e a raccontare ai nostri lettori come state ripartendo sul campo, e grazie anche a Pablo Meoni di APD Santo Stefano Basket di Campi Bisenzio per questo suo ottimo intervento, che ha ricevuto anche tanti apprezzamenti dal pubblico. Grazie a tutti, è stato un piacere, vi diamo appuntamento a martedì, stessa ora alle 17.